Buonasera, buonasera Morlacchino, buonasera Morlacchino, buonasera. Buonasera Tunlor Gamer, Teodella, Spaddi, che piacere vederti con il gladio del moderatore accanto. Ciao Teone, ventunesimo, ci si avvicina piano piano ai 2 anni, è vero Teo. Anche se insomma dai, mi sembra di essere amici da una vita. Ciao ignoto, ti devo ancora rispondere su Telegram. E complimenti ancora per il mega match di ieri. Dizzy, le chiappe di Nappa. Ecco, le chiappe di Nappa non mi mancavano. Devo dire. Simone Zero, Melfin, Fenrir, Frankisk, buonasera. Ci hai già detto perché gravi di merda? No, ma sai cosa ti dico? VGC è morto. Come stai, Pardo? Grazie per avermelo chiesto, Luciano. Bene. Bene, dai. Sto bene. Mi sono ripreso. Dai Covid, e quindi sono pronto a intraprendere con voi una bella live di team building. Perché insomma, ci sposteremo in team building fra poco. Ciao Bebbo, buonasera. Ciao Popcorn. VGC morto più volte di clean. Sì, assolutamente. Io ho pensato di cominciare la nostra live con una chiacchieratina easy peasy su, insomma, leggende, perché siamo lì e, insomma, oggi novità neanche tante, però secondo me è incoraggiante. Simo, 15° mese, Kuro Tascio terzo, buonasera, come va? Bene, bene. Visto il trailone, assolutamente sì, guarda, ne stavamo appunto per parlare, avete già fatto partire Light Train, Officina al 5° mese. Bello il talk più team building. Sì, stasera facciamo due delle cose che più vi piacciono, secondo me. Questa camera ti fa davvero giovane, Pardo. Non è la camera, io sono giovane e... No, non è vero, è la camera. Mi sono fatto la barbetta. Ho la barbetta, la barbetta. Cioè, che no, non c'è più la barbetta. Come vedrete, questa camera col barbone non riusciremo. Non riusciremo. Ciao Pardo, sono Hypercadabra, questo era l'account professionale di... Ok, vabbè, non ti preoccupare, abla Ze, va bene. Mi sono unito al gruppo Telegram, hai fatto proprio bene, fatelo tutti, mi raccomando, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discordo. Dai, 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 dai. Allora, no, Spaddi, nel trailer ci sono 13 minuti di recap, ma anche di novità. Lo potremmo mettere... Volete che se ne parli così o lo rivediamo insieme? Decidete pure voi. Last Colors. Il potere di ringiovanire drasticamente senza barba. Ciao Fra. Come state, ragazzi? Grandissimi. Facciamo una roba, facciamo un'idea. Vediamo improvviso, eh. Andiamo Pardo regista Roberto Cenci, cosa combina? Che non è quello di cui parlavamo, che semplicemente se ho il link pronto che vola al nostro canale. Che idea hai per il team building? Non lo so, sto pensando a Reshina. Allora, vediamo un po'. Ora vi fa un lavorino al volo, eh. Lo mettiamo piccolino, però che si veda. Ora faccio vedere. Ciao Venus, al buonasera. No, così decisamente no. Decisamente no again. Ora ce la facciamo. Voi come state, ragazzi? Perché voi lo chiedete a me, ma io contraccambio. Ok. Cielo. Comunque quanto mi compiace questa nuova telecamera. Cioè, è proprio una soddisfazione. C'ho quel senso proprio di soldi ben spesi. Avete presente? Allora, questa era la mia idea. Una roba del genere.
tanto l'avete già visto tutti, e almeno scorrono le immagini. Ma è il maglione o sei ingrassato? No, il maglione è largo, però sono ingrassato come una bestia. Lo sai, Mavrone. Ciao, Shin! Hai la risatina di Zed di League of Legends? No. Non è vero. Non so neanche chi sia Zed, però mi fido. Però mi fido. Allora, no, parlando un attimo seriamente di leggende Arceus. Sono contento perché a questo giro mi sto avvicinando a questo titolo con la voglia di passarci tante ore di gioco, specialmente anche in virtù della collaborazione che faremo con Kuro Lili, dove mi metterò alla prova anche proprio da un punto di vista proprio come videogiocatore, più che come fan Pokémon, nel grindare, craftare, esplorare, eccetera, eccetera. Perché io, per indole, mi sono sempre stato uno di quelli che, cioè, si rompeva un po' il cazzo, ecco, a fare queste cose. E invece qui mi sta ispirando. Cioè, poi sai, da un trailer non si può capire onestamente, però onestamente, vi dico la verità, mi sembra valido. Se ne parlava oggi anche su multiplayer, esce il 28 gennaio, esatto ragazzi, se ne parlava anche oggi su multiplayer. Ciao Umbreon! Allora, è uscito un nuovo trailer con più gameplay da 13 minuti, dove però, cioè, sostanzialmente mostrano cose che sono già state mostrate. Fatta salva eccezione per alcuni piccoli dettagli, che... E comunque anche le cose che sono già state mostrate sono state mostrate in modo e in maniera più approfondita, quindi onestamente... Cioè, il trailer di oggi si unisce, si accoda al trailer che era uscito prima, che aveva avuto personalmente una votazione... Ho detto 28 febbraio? No, 28 gennaio, 28 gennaio. Gennaio, Giunzetti, fra 15 giorni esce, ragazzi. Fra 15 giorni. 15 giorni. Fra due settimane esatte, è il 27, 2 settimane e un giorno. Qual è la caratteristica che più state agognando e aspettando di questi giochi? Sì, i Pokémon avranno statistiche, certo. Questo già si è visto. Ciao Gigi Musu. Ti garba sto combat system? Allora, se dovessi essere il combat system di un competitivo, ti direi di no. Combat system invece di un titolo come questo, che nasce e muore lì, sì. Ma super sì. Grandi Van de Biasi. La cosa che aspetto di più sono i miei live. Ci sarà anche PvP? Allora, non si sa con Secuzio ancora. Penna, cascata subito. La cosa che può lasciare uno spiraglio è che oggi hanno, insomma, è ufficiale, meraviglioso, è ufficiale il fatto che ci siano gli scambi. Quindi, come dice Morlacchi, la possibilità c'è. Più di qualche possibilità, probabilmente. Io però, invece di metterlo qui, lo metto qui, guarda. Oh, sotto... Mettiamolo qua. Sì, il trailer va e noi si parla. Vai, Filippo, hai fatto il commento sulla grafica. Adesso puoi andare, se siamo a posto. Hai apportato un grande... Inoltre hanno cambiato veramente, veramente tanto, cioè anche queste stealth rock che fanno danno, no? Stealth rock che fanno danno significa che hanno cambiato tanto, anche Double Edge, HPP diversi, secondo me hanno cambiato, oltre che le statistiche, cambiato veramente tantissimo anche le mosse. E quindi c'è da aspettarsi da questo punto di vista che siano dei titoli proprio... Come posso dire? Che abbiano un loro svolgimento nel loro universo. E allora mi scende... Ciao Panda! Ciao amore, oggi ti si vede proprio completamente sgamata proprio. Cioè, questa mi va a giro per casa così. No, fatti vedere in tutta la tua pandosità. No, per farvi capire. Cioè, io sto... Questa mi va a giro per casa così. Io
È come quella di Ramma, ragazzi. Zitta, non dice nulla, viene, porta e se ne va. Arrivederci, zitta. Va. Va. E te ne lamenti pure, pensa come stai male. No, non è che me ne lamento, insomma, è simpatica qualcosa. Parlo secondo te, con i redditi ti porteranno in competizione prima o poi. E ti dico la verità, in virtù anche del... in virtù anche di oggi, no. Dove cazzo l'hai fatto il tè? Sul Monte Fato? Maia, adesso lo bevo fra un'ora e un quarto. Ciao Collins! Dai, l'hype c'è, l'hype c'è, l'hype indubbiamente c'è. Il sistema di cattura fra, mi piace, fra Purita mi piace tanto anche a me. O meglio, sul Monte Fato! Esatto. Sul Monte Ostile, certo, sì, sì, quello volevo dire. Che non è canone, molto fatto. No, ragazzi, davvero è imbevibile. Che mustiono. Oh, tazza di Kevlar per non fondersi. In un gameplay dove devi catturare lo stesso Pokémon molte volte, direi ottimo. In animazione, catturi e procedi. Eh sì, se no, cioè. Se no, ciaone. Ciao, Emilco! Ciao, grandissimo! Come stai? No, e poi... come ci ha fatto anche notare giustamente oggi lo Staccini durante PokéRadar, io era una cosa sulla quale non avevo neanche posto l'attenzione. L'interfaccia grafica delle informazioni, anche quando c'è il level up, codice sconto Pardini, 5%, cioè è molto, c'è tutto, ma non sei bombardato di cose a mezzo schermo. Tanto ragazzi, cioè noi possiamo parlarne e riparlarne, ma secondo me il bingo sarà solo esclusivamente se la lore, la narrativa, la storia, chiamatela come cazzo volete, sarà convincente. Perché a questo punto, senza volersi sbilanciare troppo, però sembra abbastanza, come dire, oggettivamente... un titolo nel quale ci sia un sacco di robe da fare, no? Ciao, Giorzi! Grazie del 21esimo mese. Grazie, grazie, grazie. Sì, Alistair, può essere. Però ci aspetta anche noi per PokéRadar, eh? Hai visto? Quindi va bene così. Esatto, Dani Piva. Viene sfruttato molto meglio lo spazio. Sono d'accordo con te, bravo. Hai proprio detto giustamente... sì, Purita, la transizione fra l'animazione della cavalcata e del volo, anche quella mi piace. Cioè, è un titolo che alcuni fronzoli tipici del mondo Pokémon, dell'animazione, del cambio di... non ce li ha. Ma non ce li ha perché sembra che non si debba perdere tempo, perché c'è tanto da fare. Non so se a me, anche a voi, ha dato quest'idea. Dici che siano degli indizi sulla nona gen? Non lo so, Mard, io non penso. Allora, la nona gen, riparlandone ancora una volta, vi dico, scommetto veramente tantissimo sul fatto che esca a novembre. E credetemi, io non so nulla, eh. Cioè non è che ci sai, me l'ha detto, no, anche perché me l'avessero detto sarei il primo a dover dire non so nulla. Invece vi sto dicendo, secondo me esce, cioè... bravo Filip, che ricorda di guardare Legende Arceus con noi qua, perché abbiamo Curo Lili, nonché notifiche ad hoc, grafiche ad hoc. Anche noi faremo una grafica molto invasiva, metteremo gioco a tutto schermo e una piccola finestrella. Però avremo uno starting ad hoc e una bella... una bella colonna sonora dello starting composta a tema leggende dal buon Amendolea, che insomma mi sembra vi abbia già conquistato durante la PTC, quando ha composto da zero tutte le musiche per lo starting e per il commentary. Centro Leak parla di un annuncio nona gen ad aprile, staremo a vedere.
quant'è che lo dico? O se dovesse esserci, se dovesse esserci davvero la nona gen, cioè io voglio che mi baciate tutti l'anello, tutti, perché io quant'è che lo dico, raga? Però secondo me non lo annunciano a febbraio la nona gen, perché è troppo vicino a leggende. Aprile potrebbe starci, anche perché è anno fiscale nuovo giapponese, quindi perfetto per far volare anche le azioni. Nona gen ambientata in Italia e torna Giovanni Capomafia, ma Dio lo volesse, sarebbe top. Ma nona gen di già, insomma, perché, cioè... Ciao Dani, buonasera Pardone, come stai? Bene, sono gasato, aspetto Legend Arceus. Oggi ho lavorato come un drago al copione di 2 mega guide. Ah, vi voglio dire anche questa cosa, sfruttando il fatto di stare in modalità just chatting per adesso, poi andiamo a team buildare. Faccio uscire, ho deciso, 3-4 guide tutte cicciute all'unisono. Perché? Volevo fare un'unica guida, però verrebbe una guida da 1 ora e un quarto e non sarebbe secondo me neanche pratica per chi si avvicina. Quindi farò una guida che risponde alla domanda che spesso viene fatta in chat, sto parlando per YouTube, ossia come mi avvicino al mondo Pokémon competitivo, ovviamente. Una guida che spiega il team building, una guida che spiega la team preview e una guida che spiega tutto il circuito Pokémon e anche il sito Play Pokémon, come ottenere il proprio ID. Siccome nelle varie guide, ora che sto scrivendo lo script di tutti e quattro, sono a 3 di 4. Ciao Montex! Come posso entrare nel gruppo Telegram? È molto semplice, MontexX, scusami. Fai in chat punto esclamativo Telegram e ti arriva tramite messaggio privato un link, che è il link di invito. Siccome nelle varie guide abbiamo riferimenti alle altre, bisogna che escano all'unisono. Però insomma, vedrete, sto cercando di fare un bel lavoro anche dal punto di vista proprio grafico, in maniera che così insomma possa essere anche accattivante, possa essere anche un buon biglietto da visita, così che magari se voi stessi vogliate proporlo, propinarlo a amici per coinvolgerli, ci fate anche bella figura, insomma. Cioè, non vedano un video di merda fatto. Grande MGKVIS, mi raccomando, sempre vitaminico. Ciao Sabi, secondo te quali saranno le meccaniche di LPA che rivedremo in nona gen? Boia, te vai avanti. Secondo me nessuna, perché il Battle Styles potrebbero riciclarsi lo style, però non penso, perché è una cosa che con il competitivo secondo me non è applicabile, quella della gestione dei turni stile Final Fantasy X, insomma. Allora, Bionicle, il trailer di oggi è un'unione di trailer vecchi. Tant'è che l'abbiamo detto anche durante PokéRadar. Fa un passo indietro rispetto al passo avanti che era stato fatto con l'ultimo trailer, che essendo trailer a sé stante più recente era stato proposto ed era più convincente. Non lo so, Alistair, io mi auguro che in nona gen non ci sia nessuna meccanica, ma se ci dovesse essere, vedremo e cercheremo di capire anche quella lì. Ciao Xbrowing, su che buildiamo? Ora fra poco, quando mi sono finito il teino, si comincia a buildare. Che io poi due chiacchiere con voi le faccio volentieri, non si fanno mai just chatting, non si fanno mai un po' di talk, in realtà andrebbero fatti anche ogni tanto per voi, per me, per rilassarci un po', fare due chiacchiere. Certo, io sono d'accordo con te, Draken, vedere una nona gen senza meccanica è quasi utopistico. Perché il trend è sempre stato quello da Mega, Z, Dynamax.
Devo dire che sul monitor nuovo René rende molto bene. Hai visto Nexon? Eh no, ma René ci sta. René sta svolgendo un ottimo lavoro, devo dire. È costata un po'. Non un René, un po'. Però, cioè, sono soldi ben spesi. Ma poi guardate l'effetto sfocatino dietro, cioè, si vola. Mi piace. Più che nessuna meccanica mi accontento di nessuna nuova forma di Charizard. Ah no, su quella... Cioè... Volevo dire... Su quello è... In ogni caso, secondo me la grafica è da mettere in secondo piano data la rivoluzione di meccaniche e la loro approfondita, si spera. E io sono d'accordo con te. E ormai è il nostro mantra. Se dovessero tirarci fuori un titolo che è convincente, ma io vi dirò, anche un tentativo mal riuscito, ma comunque per grandi, cioè, capito? Solo a me quel appresto alla fine con gli starter come sfondo mi puzza di annuncio sulle evoluzioni. Allora, non te lo so dire, Stirken. Secondo me con oggi hanno chiuso la campagna. Cioè, per me ora c'è 2 settimane di nulla. A una settimana verso fra 5, 6, 7, 8 giorni cominceranno a liccare, secondo me, robe delle review. Perché verranno date in anteprima sicuramente, come fanno sempre, delle copie a chi fa le recensioni. Altrettanto sicuramente qualcuno nel mondo farà screen, eccetera. Boia Jinx, remake di Spada e Scudo fra 20 anni, tu dici, è Mega Dynamax. Ci potrebbe stare, sai che schifo. No, lo so. Secondo me è molto plausibile che ci siano le forme alternative di Sui degli starter. Molto plausibile. Raga, a tal proposito, e qui Mods, dopo di che si va a buildare, che starter vorreste che prendessi? Speriamo di Anipiva, speriamo. Se la nona gen fosse ambientata in una regione tecnologicamente arretrata, dice Bellitano, sulla falsa riga di Alola, dove i Pokémon hanno mantenuto le loro forme Isue per inserire il VGC, possibile? È tutto possibile. Chiaro, secondo me, nona gen uguale comunque nuove forme regionali della regione che sarà. Quella, il discorso della forma regionale l'hanno centrato, è stata una bella trovata, non scontata, e quella la mantengono. Ovvio. Pardon, il renta dello Xeno del video YouTube si può avere. Te l'ho scritto anche nei commenti su YouTube, Dreso, che me li stavo leggendo. A proposito, ho tirato uno sfondone allucinante, ma sto veramente passando le giornate al computer, quindi perdonatemi, ragazzi. Cioè, sfondone allucinante. Ho parlato di un Moltres AV, dicendo speriamo che non sia weakness policy, capisci? Cioè, come se potessi avere ambedue gli strumenti. Perdonate. No problem, Dreso. Ci mancherebbe altro. No, lo metterò nei prossimi giorni sul server Discord. Stiamo spingendo tanto, lo state vedendo, con contenuti, con live, con building. Stiamo tirando fuori tanti team anche diversi per darvi anche tanti rental come reward alle sub, in maniera che possiate anche proprio giocare, variare e fare quello che sto facendo io, cioè spaziare giocando tanti archetipi. Votiamo il sondaggio. Osha, What Role, to Sindapil. Vabbè, Sindapil ovviamente sta spaccando tutto. Bisognerà anche decidere insieme a Kuro, perché bisogna vedere lei cosa vuole prendere. Ovviamente lasceremo prima la scelta a lei, noi da galantuomini sceglieremo dopo. Io vi dirò, anche Oshawott non mi dispiacerebbe. Perché ricordatevi queste parole. Grazie mille, Fiacca. Grazie mille. Oh, prossimo mese 2 anni. Se chiaramente prossimo mese deciderai ancora di supportarci. E ricordatevi che queste parole, il più figo di tutti
delle forme sue sarà quello su Samurott. Tiflosion è bello, ve le ti pare, dici tu vai, beh, ma Samurott bello, eh. Allora, Aghanau ci può stare come no, dipende come la mettono, dipende come ce la infiocchettano. No, intendiamoci, raga, anche a me garba da morire. Ciao Nexon, no, non so come funziona, non so dirtelo, non so dirtelo. Non ti preoccupare, comunque insomma per noi non contano e non contano, quindi grazie comunque per anche lo sbatti del far rinnovare un Prime per un Amazon Prime per darci la sub. Ma ci saranno i leggendari? Sì, io penso che Dalga, Palkia. E poi bisognerà vedere anche Uxias e Femmesprit, raga. Cioè, comparsi zero. Roman Crusader. Pardo, appena acquistato per la prima volta sul level up, mi sono fidato e ho preso triple green. Guarda, se ti piace Lime, Limone, ok, ti piacerà. Fammi sapere, eh. Hai preso il codice nostro, vero? Ciao Tito. Oh, t'ho ricondiviso everywhere, hai visto? Mamma, rinnova il Prime che devo abbonarmi al Pardo, cazzo. Vabbè, ha senso. Va bene, va bene, va bene. Ragazzoni, io direi di andare a buildare, perché febbraio sarà un mese meraviglioso. Avremo, pensate un po' voi a febbraio, avremo la serie di leggende aperta. Poi, che serie? Con una bella collab. Poi avremo... ha vinto Cyndaquil comunque. Poi avremo... il Battle Spot con la Series 12. E in più... Una nuova anche serie non Pokémon che probabilmente... Titone, regala l'abbonamento a Nexon. Grande, Tito. Ragazzi, questo canale è pieno di fratelli maggiori, no? Dark Humor, Tito... grandi. Grazie. Ciao, supposta! Fai punto esclamativo Prime che ti spiega. Ci porti anche Joelle a febbraio. Se calano i contagi e siamo in grado di poterci ribeccare, volentieri. Perché calando contagi lo vedo più meno occupato magari in palestra. Raga, io non riesco a vedere i miei amici da mesi, eh. Cioè io non vedo Joelle da 2 mesi. Fai anche 3. Non vedo Mara da 3 mesi. Eppure abitiamo tutti nella stessa zona. Cioè io veramente vedo il mio computer e voi, Francesca. Squadra di basket non la vedo più. Cioè, vi giuro, è una cosa un po' pesa. Ma che bisogna fare? I tempi sono questi. Maurone, come state? Prenderà Warren, esatto, sì. Ciao Surz, no? Ci sta Surz, no? Ti piace Surz? Tito, tanto ora per il Covid devi far così. Cioè io l'avevo già preso, ho preso 2 volte, vedete. Vabbè. Comunque. Allora, dai. Chiudiamo il capitolo leggende e voliamo a inquadrare. Spostiamo la inquadration
Allora. Idee. Ciao Armando, non vedo l'ora che passino questi 15 giorni, secondo me è una figata pazzesca, sui giochi stanno un fottio di ore di gioco, penso anch'io, devo essere onesto, penso anch'io, devo essere onesto, penso anch'io, però ormai siamo lì, quindi... Pitone, ne regala un altro, a Mehal Fling, grazie Tito. Domanda, ci sono variazioni sugli starter, nel senso evoluzioni diverse alle canoniche? Allora, hanno detto oggi nel trailer, Maurone, che Oshawott si evolverà in Walrein, che Cyndaquil farà Cyndaquil, Quilava, Walrein, ok? E che Rowlet diventa Walrein, ecco, non mi veniva. Quindi, cioè, sono tre forme alternative. E il Walrein di Isui è Walrein, uguale, cioè è lo stesso Walrein. Perché è un Pokémon che è talmente perfetto che... Cioè, non è l'habitat che lo fa evolvere in maniera differente. È lui che, in qualche maniera, permette all'habitat di evolversi in maniera differente, ok? Quindi se c'è Walrein e Isui crescono le palme, per dirti, se no, no. E si chiamerà The Seed Walrein, esatto. Maurone bullizzato. No, povero Maurone. Ma è seria, ragazzi, è vero, eh? Cioè, è vero, clippate. Sì, sì, è serio. Sì, 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 esatto. Mezza, ma questa cosa che si chiama corpo di ricerca? Cioè, fuori di testa, vedete, sassà. Comunque. Spero che ti venga la dissenteria con la tosse. Ragazzi, cosa ho detto di male? Ho detto qualcosa di male? Io provo a proporre Giga Pikachu. Il leader. Chi sono io per dirti di no? Il leader ci ha illuminato la serata. Ringraziamo il leader. Bravo, non ci avevo pensato. Fatta. Giga Pikachu. Bravo il leader. Bravo, bravo. Perché vogliamo quell'ignoranza lì noi stasera. Signori. VGC. 22. No. Oh. Dov'è? Dov'è il Pikachu Triple 1? Eccolo qui. Vai. Ringraziamo il leader. Grandi. Oh, Fallen, sesto mese, grazie mille Fallen. Lui non è caduto e ha rinnovato. Grazie mille davvero, cari raga. Siamo a 1995 di 2000, perché come potete vedere man mano scadono, ma magari tipo Fallen era scaduto, lo ha rinnovato, rimaniamo lì. Quindi serve per arrivare a 2005 nuovi. Dai, dai. Vabbè, il team è questo, basta lui, giusto? Sì, Mirtillo, finito. Cioè abbiamo buildato. Giga Pikachu. Allora, Giga Pikachu con Lightning Rod. Cioè, ovviamente lui è il Giga, quindi dobbiamo piazzarlo con roba che non Dynamaxa. Parlo di Uber, quindi Calyrex, Kyogre o Kali. Surz, regala 5 abbonamenti, ci fa fare 2000, per l'amor del cielo. E io però non voglio che regaliate sempre voi, cari boys. Io voglio nuovi. L'unione fa la forza, voglio i mattoncini, piccoli mattoncini. Grazie ad ogni modo, ci mancherebbe altro. Grazie mille veramente, Surz, sei sempre molto gentile, veramente. Ciao Decros, si chiama Pokémon Showdown. È un sito, te lo linkano i mods. Grazie mille. Claude Dark è stato battuto probabilmente sul tempo da Surz, ma noi lo ringraziamo lo stesso perché è legno in cascina per mantenere comunque vantaggio sugli abbonamenti che via via scadranno, per mantenere i 2000. Grazie mille Claude Dark, grazie veramente cari ragazzi, siete veramente super gentili.
Davvero, davvero, raga. Tutto pronto, dimmi quando accendere. Ma cosa stai dicendo? Non ho capito. Possiamo anche scegliere un Uber con Speedmania pensando alla pari di Capiaggio, no? Sì, in teoria sì. Ma anche senza teoria, in pratica sì. Gigapice è un po' noi come dopo le feste. Sì, come me in questo momento. Diciamo è un building autobiografico. Ciao Ghostix. Grazie ancora sia a Suz che a Clodark. Grazie ragazzi. Grazie. Bardo, Whimsicott, Rind, Target per ittare Grau. No, fiacca. No, no, non mi fare questo. Tanto paralizza d'area, come dici il leader, quindi non c'è problema. Ah, ragazzi. Ah, ecco cos'era pronto. Ragazzi, io me ne dimentico, vedi. Mezza. Mi predicta l'organizzativo della serata. Signori, punto esclamativo gara. Domani, ore 18, gara online. Nuova. La Series 12 Friendly 4. Ciao Shin. Eccolo là. Quindi iscrivetevi subito numerosi. Allora, le prime gare abbiamo fatto 210, 216 in altro. La terza si è fatto 250. Questa bisogna fare 300. Dai. Sì, Nika Kuzu, penso che metterò Kyogre, infatti, perché ci abbiamo anche Lightning Rod, quindi, guardate bene, qui Giga Pikachu è anche buono per quella merda di Grimmsnarl che fa Thunderwave per Regieleki. Invece sì, Sperotti. Ma come ciao Shin? Cioè, ti saluto. Ciao Shin. Ciao caro, era un salutino. Non era un ciao levati di culo, era un salutino. Ciao Porgek. Ma sto vedendo bene o ho allucinazioni? Stavo buildando il socio. Stai vedendo benissimo, ragazzi. Stavo buildando... È un team autobiografico questo. Comunque, allora, lui io lo farei Sash. Perché, cioè, farlo Light Ball, ti arriva una Behemoth e muori. Punto. Quindi no. Si può fare. Serve roba. Facciamo un hyper offensive cattivissimo. Allora, gli darei comunque fake out. Poi gli si dà Thunder. Poi gli si dà o Surf per fare il Geyser. E gli si dà anche l'erba. Allora, stiamo calmi. Allora. Stiamo molto calmi. Abbiamo bisogno dell'erba. Sì, senza Light Ball è una suora. Lo so, Dizzy, ma lui non deve fare kill. Sì, sto pensando al ping end, infatti, ragazzi. Se volessimo essere dei tamarri lo potremmo fare Fisio con Voltech, però no, vabbè, facciamo speciale. Rilla? Che c'entra Rilla? Amendolone, cosa stai dicendo? No, io gli direi il ping end, vi dico la verità, invece di... Moio, bellissimo. Ciao Shardan, Manu Pianz, grazie dei follows, boys. Allora, mi sembra evidente che qui ci deve stare Kyogre. Protect no. No, tanto lui è un Glass Cannon, la nostra Max Guard è il ping end. Dai, sì, ci sta. Se ti parcheggia Gastro davanti, puoi utilizzare un Kyogre e un compagno lo tocchi. Ah no, ma fermi, raga. C'è 4. No, ora pensavo di... Io metterei Harry Potter e il Kali Ice di... No.
Allora, Spaddi ci ha calcolato il 252, Zasian, Croned. Se diamo 52-76 lo reggiamo e quindi potremmo anche dargli la light ball. Per carità, il fatto è che l'obiettivo è farne due magari, capito? Di giga, giga cazzate. Esperimento mal riuscito, probabilmente questa live sarà il tuo nick. Sì, esatto. Lui lo farei un Mystic Water o Mystic Water. Bisogna scegliere il secondo. Il secondo cazzutissimo Dynamax. Qui secondo me ci stanno bene Calyrex, Zacian, Yveltal no. No, Solgaleo no, perché non lo Dynamaxo. Raga, serve un Uber che non giochiamo Dynamax. No, Eternatus è una pippetta. Una pippetta. Dei, io ci vedrei Zacian, vi dico la verità. Cioè, pensate Zacian dopo che avete anche parlato la gente. O il cervo. Però cioè non dobbiamo fare fenomeni. Già ci abbiamo Pikachu, voglio dire. Cioè io partirei da questi, devo essere onesto. E fermi tutti. Sapete cosa vi dico? Con la cazzo di Dual Wingbit che è stata dimenticata da Dio, perché a questo punto potremmo far prendere al team la piega dell'heavy offensiveness proprio brutale. Vedi Nikakuzu? Calculiamo. Calculon. Io quanto adoro Calculon. Mi dicessero uno dei tuoi personaggi preferiti. Lo so ragazzi, si è spento tutto, sono stato io. Uno dei tuoi personaggi preferiti. Calculon. Sono Mister Spazzaneve. Questo è il mio nome. Questo è il mio nome. Allora, lui di Dual Wingbit, ovviamente però non dobbiamo essere fuori, mi sembra abbia bisogno della Sharp Back. Esatto. C'è una cosa che non mi piace. Che lui, se lo facciamo jolly, è più veloce di un punto, perché è 178. Sì, Adamant, l'ho visto. Quindi se ci fanno taunt, maremma merda, maremma maiala. Whimsicott e Max HP, sì. Volutamente. No, sei te che incontri i pazzi, Sperotti. No, io Thanos non ce lo voglio. Facciamo scherzi. Ciao Tommy, sì Pikachu.
abbiamo dato retta ai leader, giustamente. Chi c'è di Imprison Trick Room? Ma quello meglio è lui. Che poi ci serve anche per togliere il campo. Tipo Fini, capito? E parrare con le merde. Nonché Rillaboom. Non so se può servirti, Nibby scrive, ma una spread che usavo io per Talomed 228 attack con Sharp Beak, Sharp James Beak, per avere sempre Oko su Urshifu Bulkless usando Brave Bird. Onestamente non so neanche se Urshifu si gioca ancora Bulkless, ma nel caso... Allora, ti dico, io sarei per giocarlo nel mentre che... Pekka Pilli! Grazie mille! Ventesimo mese, grazie, veramente di cuore. Io lo giocherei Dual Wing Beat senza Brave Bird, perché a quel punto approfitterei per dargli anche Tailwind, Taunt, Will-O-Wisp, Quickguard, cioè... Non gli do certo doppia volante. Dual Wingwit mi piace perché così, se troviamo Whimsicott, che è il Tailwind Setter, possiamo tirarlo giù. Io Rilla non li ho più visti. Allora, è vero, ce n'è meno Teodella, però non puoi far finta non ci siano. È che se lo devo fare Adamant, però per far fuori Whimsicott e poi prendere... Ciao Jafar, ti piace? Approvi l'upgrade? Marilla non è buono anche in questo team. Potrebbe, che noi stiamo facendo prendere una piega... Cioè heavy offensive, lui chiaramente... Il Sash però è pica, capito? Io non lo posso far Sash, lui. Se lo dicevo io, no, eh. No, musica alta, no. Esatto. Psicoseme. Vabbè, ma poi ci pensiamo dopo. Sì, lui deve essere Sharp, dai. Mi date una spread di Whimsicott? Cioè, Whimsicott, come lo giocate? Come viene giocato? No, Maurone, io non ce l'avevo. Perché, cioè, io lo sesce, cioè, da sesciarlo... Max Speed, ok, siamo d'accordo, ma, cioè... Cioè, il Max HP, secondo me, va per... Cioè, o ci accontentiamo di fare la heal sul 156, che però è uguale, cioè... Ciao Super Rose. Quindi è Super Rosé. O Super Rose. Super Rose. Dimmelo, come vuoi essere chiamato, io ti appellerò. No, spero ottimo, voglio anche Indidi, è ottimo negli heavy offensive perché mette anche il campo anti priorities, capito? Maurone, puppa. Allora, se è Koba, chiaramente resiste sempre. Vabbè.
Allora, noi non siamo a perderci troppo tempo. Noi lo facciamo natura sfavorevole, perché voglio la speed. Quindi non sfavorevole, natura neutra. Poi si sta a vedere. Se vediamo che resiste 38 volte, allora... Perché poi in realtà molte volte neanche andremo a fare Tailwind, ma si trebbierà pronto via. Qui o Taunt, che secondo me non è male un team heavy offensive come questo, e qui ballano Quickguard o Will-O-Wisp, che peraltro non è male anche per wispare tanti stronzi. Proverei Quickguard. Qui si dà Expanding, Trick Room, Imprison e Dazzlingly. Vabbè. Se no, Alleswitch. Se no, Helping Hand. Diamogli Dazing giusto per non stare a guardare Yveltal, al quale comunque non facciamo niente. E qui anche per raggio stab, certo, no, però Dazing ci dà un po' più di... Io ora metterei un Dark. Sì, indubbiamente Calyrex dovremmo un po'... Fake out lui? Beh, oddio. In effetti... Diamogli fake out. Dice, ma col campo psico. Per i Tornadus, per i Levitanti, ce ne diversi. Per Yveltal anche. Intanto non Dynamax. Perché se Dynamax a Zacian. Allora, Inzi. Non è il team da Inzi. Cioè, questo è un team dove... È un heavy offensive. Devi impedire Trick Room. Un Sinde con Airstream. No, no. La nostra speed control è l'Adipe. È Pikachu grasso. Pikachu che fa la para. Quindi è quello il nostro Airstream. Certo, Spaddy, abbiamo messo a Tailwind, eccola lì. Certo, certo, certo. Oh. Persi la Lola non è il team per persi la Lola. Scusatemi. Poi dite Moltres a V. E sembrerebbe roba che picchi e faccia danni, raga. Non abbiamo la Sash. Ushifu no, no. Vabbè, si può provare, si può mettere davvero anche Moltres e poi vedere un po' cosa succede. Cioè, non è un problema. Mettiamoci Moltres. Che alla fine... Lo farei bello offensivo anche lui VP. Sì, e anche Assault Vest. Sì, Orone è contento. 149. Lo si fa. Siamo più veloci di Kali. Super Kali fragilistiche spiralidoso. E si fa Nasty Plut. Fili, Vrat. Si potrebbe dare anche Hurricane qua. Però abbiamo la para, oltre che la Rain. Andiamo a Ice Slash.
e Protect. Lui è fatto. Lui però, aspetta, ritorno un attimo sui miei passi. Lo facciamo 150. Perché Kyogre lo faccio più lento. Per fare anche Firibrat Zampillo contro Mimikyu Among Us, faccio per dire. Zacian. Ma questo è un team heavy offensive. Cioè, non è che abbiamo bisogno di. Hanno ragione gli americani quando dicono che non servono le spread. No. Boh, ragazzi, è venuto un troiaio adorabile. Behemoth. Sacred. Playro. Oppure giochiamo con le sub. Playro Protect. Sì, un'altra sacra. Abbiamo due spade. È veramente Zoro. Ciao Xellone. Cosa vuol dire Icebeam metti Blizzard? No, ora non ci allarghiamo. Va bene così. Vediamo un po' cosa succede. Cari ragazzi, vi chiedo gentilmente di non sfidarmi e soprattutto se potete trattenervi dalla voglia di cercare appositamente per beccarci. Se state giocando per i cazzi vostri, ovviamente non vi dovete giustificare. Io valgo quanto voi, quindi state giocando a Showdown, vi becchiamo, ok, ok. Però non fatelo con il dolo, cortesemente, perché ci falsate completamente il ok? Allora, de, questi lì, dati piaccio. E sì, sostanzialmente fa il segno della croce. Lui potrebbe fare extra rapido. Ciao Xella, best of three? Vai, va bene. Ciao, la mia, sono love to build. Potrebbe anche andare di Talonflame, vi dico la verità, ma per fa quick get, Sì, sì, ora lo senti. Chiaro, bene, benissimo, perfetto. No, devi fa P, devi fa De, ma anche te. Ma diavolo. Pardo, ti prego, fai il verso, ci capisco, c'è ogni kill. Va bene, fratello. Andata. Buon.
ci farà flare blitz tutta la vita, vero? Però rimarrà parrato. Rimarrà parrato. Ciao Vixid! Ve l'ho detto che rimaneva parrato. Dove cazzo ce l'ho il cappellino di Ash però? Dove l'ho messo? Nell'armadio, ragazzi. Cioè, grazie Vixid, grazie veramente. Bisogna cercarlo, via. Lord Joe, sesto metà, se non si fa i cretini. È giusto, giusto. Però ho trovato Pikachu. Quindi tutte le kill che facciamo. Questa casa, ragazzi, è meravigliosa. Francesca non era molto contenta, vi dico la verità. No, comunque raga, è bellissimo, è anche super originale, cioè roba direttamente da quegli anni lì. Ma perché Xella mi sfida in Battle Stadium Singles? Ciao Valleggiano! Allora. Boh, non lo so, io provo uguale sta roba. Vediamo cosa succede.
No, il pane e Nutella. Boh, amore, grazie. Anche caldo. Maxella, vuoi insegnare a babà pipà? Cioè, no, io ve lo dico, no? Axella. Siuski, Xella. Dai, per favore, eh. Cioè, secondo me ha sbagliato, dovrebbe aver regenerato, lo sapete, vero? No, è vergognosa questa cosa. Xella è stato picato. È solo game 1, è solo game 1. Ragazzi, potremmo aver fatto il team del secolo, eh. Io vi dico solo questo. E io ho della Nutella. Raga, così come da command, che non c'è, o c'è? Mezza, l'hai fatto il command? Pokeball? Ricordatevi della maglietta di Pumpling nuova, nuovissima, che è fichissima. Io riprovo. E Rockfall, lui ci voleva bruciare la Tailwind. Speriamo che parta. Si vola. Sì, ora che cazzo facciamo a Moose? Non lo so, però vabbè. Dettaglio.
si scula. Mi sembra abbastanza evidente. E infatti, così è. Io l'ho detto. Boh, 16% di casi, ma niente, ragazzi. Vabbè cosa, salti? Si cazza, giustamente. No, sono seduto. No! Tu piangi dato che ti sei giocato la fortuna per un mese. Torto su questo non possiamo darlo. E signori, la cosa epica è che abbiamo picato Xella. Pure Thunder, certo, le cose vanno fatte bene, ragazzi. Cioè, se bisogna sculare, si scula anche di Thunder. E si fuga. Andiamo. Stella, ho una cosa da dirti. Ciao Popcorn. Ragazzi, ma dove l'ho trovato un canale così? Cioè, secondo me non l'ho trovato. Così è, proprio ha senso. Quindi potremmo anche fare questo. Non vorrei che lui dynamaxasse, però, capito? E se fosse VP? Non lo sapremo mai. Azz. Cioè, ragazzi, a me non mi interessa. Cioè, un pochino mi interessa, in realtà. La Tailwind potrebbe essere comoda nelle game.
È Sesh. È Sesh davvero. Scusa Chiogre, come hai detto? Hai le pigne nelle mani? Ragazzi, ma sto tipo funziona, io non ve lo vorrei dire. Adoro! Che cafonata! È questo il potere del Live Offensive. Ma aspettiamo, vogliamo Sotero qui, cosa... Cosa? Martin Sotero qui, il riformista del Battle Spot, cosa ci propone? Allora, Oil Plön. Vediamo se Martin Sotero no, lui non va di Trick Room. Perché deve andare di Trick Room? Dice lui, no? Perché devo fare Trick Room quando mi puoi parlare tutti e può essere una buona idea? Io Dynamaxo. A cazzo. Ok. Ora è un problema. Però così non vale, eh. Cioè, ora stiamo esagerando con le predict. Cioè, è chiaro il discorso? È cribbio. Se piglio doppia kill, però poi vuoi che non abbia uno fra Veno e Rotomi, inizi e quei cafoni dietro. Trick Room non gliela devo farmi. Vi dirò la verità, io avrei preferito che Zacian morisse. Ora avevo il ping and Zampillo, doppia kill. Non bene. Vedi. Sì, se moriva Zacian per noi era meglio, ma assai proprio. Assai.
E niente, questa è perduta, è perduta. Perché saremmo entrati con Kyogre, Helping Hand, Zampillo e Rotom. Allora, o lui o lasciava morire Groudon, o se entrava di Rotom, Helping Hand, Zampillo pieno sotto Rain prendeva tipo 80. E poi il turno dopo avevamo Helping Hand, Zampillo, la partita era finita. Quindi bene. Allora, occhio perché abbiamo trovato il Lightning Rodder. Ecco, questo per esempio ci piace un po' meno. Ok, però si può fare questo. Deve portare comunque Pikachu, mi sembra non bene. Cioè lui secondo me mi parte Rilla, Yveltal più Marowak dietro. Ve lo dice Pardongi. Yveltal Golisopod. Cioè lui rimane e non porta. Cioè non ha portato Marowak. Indeedee Xigor con Zacian Yveltal non mi dava molto momentum, ti dico la verità. Parra. Abbiamo Parrai 3. Ciao Aledello. Ma a me si va bene. Come sta andando, raga? Che dite? Grande Brum zio. Oh, è pigna. Oh, stai calmo, eh. Fatto quick guard qualora lui volesse fare Protect Yveltal, dato che non è avuto dal danno che ha preso di Giga Spicasciotta lì. Lui ora rientra di leva Rilla, entra di Golisopod, rimette Rilla e vince di Rilla. No. Cosa ha fatto? Ha tentato Protect? Comunque l'Helping Hand ci sta in late game, avete visto? Decisamente sì.
Quindi mi prendo first impression. Però attacco. Vinto lui. Perché se io vado a proteggere Kyogre e faccio tuo surf, poi comunque se lui è bravo e fa first impression sub, che era la play, vabbè, ci sta a perdere. DB. Allora, Indeedee e Zacian e Moltres, noi li abbiamo messi o per Kali o per la Trick Room. Per adesso non ho capito il vantaggio di buttare con l'Iso piuttosto che Marowak. Nemmeno io Santorio, però ha vinto proprio quella roba, pensate. Ciao Elmato, certo, Pikachu Gigamax. Raga, perché no? Non vi vedo però abbastanza in brodo di giuggiole io, per piacere. Guardate, scherzi a parte, è un buon team. Perché manca il cappino di Ash. Dei, avete ragione. Nah, Meteor Art, dai. Cioè, sì, per l'amor del cielo anche, però... Poi ti dirò, pensavo che Zacian dal Ping and Origin venisse giù sotto rain, eh. Te dico. Non ci rimanere male, caro amico. Non lo fare. Moltres, stai, non cominci nemmeno a me, ma per il semplice fatto che ancora non l'abbiamo provato. O meglio, piccato. Però devi fare... qui con la light ball veniva giù. Però ci siamo trovati tante volte al sesh. Se ci fate... cioè... se ci fate pensiera. Bene, se ti parliamo anche te. Ti sarà utile. Bene, lo metterò tutte le volte che... ma lui chi Dynamaxa? No! Non si fanno ste cose. Ciao il leader! Questi sono per il gigapar di poso. Grazie Topino. Staccio, non ti avevo neanche visto, Staccio, non ti ho cacato niente, scusami, ero tutto concentrato su... perdonami, amico mio, come stai? Grazie del quindicesimo. Grazie. Cazzo, malissimo qui, eh.
No, dai, me lo devi mettere di là. Comunque lindano tutti Among Us. Francesca. Amore! Mi vuoi far bannare per il copyright? Alza un altro po' la musica. No, dai, Topo! Ma cosa sta facendo lui? Vabbè, quello che deve fare. È vero, non aveva ancora danamazzato. Possiamo ancora vincere. Se lui rimane parrato 13 volte... No. Scherzi a parte, al di là del team meme, ora lo sistemiamo un po' sto team, perché in D di molte non li portiamo mai. E siccome abbiamo quindi... Ciao maestro Zoroli, al momento sì. Qui comunque c'è, cioè, Talonflame Kyo, che non è male, ecco. No, vabbè. Cazzo, perché non portavo Pikachu? Buona, Cisi. È il protocollo, ragazzi. O come mai? Il primo dual wing beat della serata. Dai, spittie. Sì. Certo. Due volte. Allucinante. E ora c'ha... E ora c'ha Moonblast Astral Barrage. Finita. Se noi non avessimo evitato Dual Wingbit. Attenzione, no. Decide di perderla. Cosa vuoi fare? Vuoi Dynamaxare Drampa? Ora lui rimette Tailwind. Era Eject Button, quindi non era Koba. Ragazzi. Pikachu, il mio lavoro qui è finito. Grazie, ciao. Mugusita! Ecco, doppio crit, pardignano, che bellezza. Sempre presente, un abbraccio pardo, grazie mille. Mugus, siamo a 2008 di 2000, grazie ragazzi. Dai, si fa un bel filotto.
Ma Snexon, Snorlax, che cosa ci facciamo al posto di Moltres, capito? Chi? No, scusate, come? Qui si tocca portare in Didi, eh? Ma che roba è? Ma che sta Dio? Mamma mia, ragazzi. Sì, ragazzi. Te intanto ti gusti le tue para. Comunque fa veramente pena, piace, in termini proprio anche di danni, voglio dire, cioè. E para! Ma lui a fine non lo porta? Cioè, Gianfranco! Ciao Tracker, buonasera a te. Ah, ok. È un ottimo bait, così comunque il 60% lo pigli e quindi 55%. Ripara, ecco. Sì, ci dispiace. Onestamente, no, non ci dispiace. Max Biagings mi spezza tutti i mesi. Grazie mille, Max Biagings, per essere uno dei nick più belli. Undicesimo mese e Hype Train dietro l'angolo. Ah! Oh. Questo Reshiram ha preso la terza para di fila. What is this online casino? Eccone un'altra. Online casino. This is so dumb. I can't read bzz you. There is bzz an interference. Bruhandi e il leader fanno partire il treno. Grazie mille. Grazie mille, il leader. Facciamo veramente schifo, io ragazzi ve lo voglio dire, eh. Cioè veramente embarrassing. What? Para, te vedi, eh? Stai fermo, ok. Comunque possiamo sempre perderla, attenzione. Attenzione! Effettivamente possiamo sempre perderla. Non so se mettere Tailwind o picchiare. Si fa finta di essere più veloci? Si spera di essere più veloci? Ah, c'è il campo psico! C'è il campo psico! Hai già la Tailwind. Ah, basta, non potevo fare altro. Il leader! Il padre putrativo del nostro... Regala due abbonamenti. Ragazzi, verrà giù lui di Spout da 74? Sì, viene giù. GG. No, non scriviamoli GG. Well lucked. GG, allora, se fa il fenomeno. Beh. Hai ragione, bella stella, hai ragione. Hi, I wanna battle with you because I don't have no one to play with me. No, Gesù, mi dico così, mi metti in difficoltà. Grazie mille, il leader, veramente, per i due regalati.
mi fa tenerezza. Raga, siete pronti al primo in ladder con questo team? Si vola, devo dire. Si potenzia il nostro voltaggio. Per fare 39%, però vabbè. Buono, buono, buono. A mi me gusta. Andare con la busta. Il leader. Dai, e famo sto livello 2 per il gigatopo a cui ho deciso di affibbiare l'Eteronic di Luigi. Ma perché? Comunque davvero, manca un abbonamento, ragazzi. Dai, 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 dai. Forza, forza. È scarfato! Indaus, ma che cazzo! 5 abbonamenti regalati. E la para. Quanto si scula? Ragazzi, siamo nel 2017. Siamo già andati nel 2017. Allora, io o parro Lando o gli sparo una geyserata. Potrebbe essere Loom. Grazie mille, Indaus. Abbiamo saltato la sesta gen. Esatto, come è giusto che sia. Sì. Allora, questa è una 111 stab Mystic Water per 2. Sì, dai, ci siamo, va bene. Dart Humor 5, 2022. Auguri, ci siamo. Grazie, raga. Che faccio? Aggiorno l'obiettivo o no? No, via. Ora però lui entra di palchia e mi... C'è la Rhein, ragazzi. Tentiamo il colpo gobbo. Siuski! Non bisogna avere paura dell'Axe. Con questo team siamo cambiatissimi, ragazzi. Siamo veramente cambiati. Comunque helping end. Dai, facciamo una partita con sto ragazzo, dai. Cioè, anche se magari ci sta trollando, io nel dubbio. Cioè, se dice la verità, si merita una partita. Piccinino. Pardo per il sociale. No, ma davvero, mi dispiace. Cioè. Tutta l'ora del mio più crupa. Posto, il leader. Noi, cioè, il leader ci hai regalato una serata di... mirabolante. Grazie Dart Humor, grazie Indaus, grazie a tutti. Siamo a livello 3. Dovrebbe avere almeno 12 amici, dice il dottore. Può essere, può essere. Sì, 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 può essere. Non mi far fare altre battute, perché se parto non finisco più. E poi chiudano il canale, doc, eh? Cioè, dopo... Niente, Gesù, noi guarda, eravamo pronti a venirti incontro. Gin, ecco, lui c'ha P2 che non tiriamo giù. Zapdos, Spectre. Contro di lui potrebbe essere buono mettere Indidolo. Così come in realtà si potrebbe lidare di Pikachu, Kyogre, fare Fake Out, Zampil. A voi la scelta. Oppure Pikachu, Moltres, Fake Out, Nasty Plut. Sì, mi piace. Devi aspettare 3 giorni prima di rispondere su. Trev, questa è cattiva, eh. Trev, questa da te non me l'aspettavo, eh. A lui gliene importa un cazzo. Lui può fare Bulldoze o può fare Trick Room. Andiamo un po'.
Cioè, io forse lui metterei Trick Room. Hai uno che ti paralizza. Ovviamente. Ma perché? Ma io neanche lo sto a dire. Siete adorabili. È chiaro. Crit. Bene. Secondo voi a più 3 non li avremmo fatto o 56%? Lui a più 1, però è anche debole. Vabbè. Stiamo zitti che abbiamo sculato fino adesso. Che altro wild charge sul galeo. Si gode. Ciao Franconcino. Ecco, Sniper Man. Beh, è il nostro uomo. Ragazzi. Io lo porto. Tranquillo Jacques. Jean-Jacques Villeneuve. Io qui non sto a fare... Io qui tiro la pignazza. Sto a fare in prison. Goditelo! Posso dire di esserci rimasto molto male, ragazzi. Vi dico la verità. Max Minestrone. Che entrerà in Sino tutta la vita. Però no, dovrebbe avere Cali. Ma guarda in DD come se la cava. In Didello. Bello sei. Ora però mi devi far fuori Reshiram. Siuski per Calyrex. Siuski e Pikachu in panchina. E Pikachu in panchina e se la gode. Dai, bisogna salire, Sniperman. Siamo 1350, siamo abbastanza bassi, dai.
Willow. Anche qui in Didi potrebbe non essere male. Dialga ci rompe le palle, però. Dialga rompe le palle, ragazzi. Io lo so che voi volete ardentemente il renta di questo team. Lui fa light screen Yawn. Quindi fare a darkness. Io ci provo, ma arriverà Yawn su Moltres. Lo so. Vabbè, intanto si danneggia, cioè sti cazzi. Lui mi yona di continuo, ma che due coglioni però, eh. Se fosse venuto giù, si pignava... E niente, qui è... Le perdu. Perché se fosse venuto giù su Gastron si andava a single target. In Didi è Psychic Seed. Dai, svegliati! No. Addirittura non prendermi neanche la kill, no. Finita. Ci ha messo in ginocchio questo Yawn iniziale. Ve l'avevo detto. Io, quando l'ho fatto, conscio che avremmo preso Yawn... Pensavo onestamente che sarebbe comunque subentrato un qualcosa che saremmo riusciti a arginare. Così no. È chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Io però non l'avrei damaxato, avrei fatto Yawn su Moltres. L'ha riaperta? Ecco. E mo?
signori, l'ha buttata via. Ha dynamaxato Gastro 1620 lui, eh. Cioè, lui era 1620. 1620 era 32esimo ladder, eh. Ciao Philly. Un altro Gastro che va gestito. Ciao Zark, perché è un team heavy offensive, se troviamo Tornadus vogliamo svaccare. Allora lui qui potrebbe fare Lando Gastro, per dire, e impedirci anche il giga schifo, eh. Il famosissimo giga schifo. Eh sì. Noi partiamo comunque alla vecchia maniera e vediamo cosa riusciamo a combinare. Ma dare l'erba a Pikachu invece di Surf, ma non dici per niente male. Io la Water l'avevo pensata sia in coverage per dare noia ai Terra, però se i Terra sono Gastrodon, eh sì. Dici bene, Sigur. Accendiamo il tuo suggerimento. Per la prossima, ovviamente. E accendiamogli anche il timer a questo signore. Ragazzi, domani ore 18, gara online, punto esclamativo gara. E segnatevi fin da subito. Ma io ci ho scritto scemo, secondo te. Bello. Ma vuoi insegnare babà pipà? Ma vuoi insegnare babà pipà? De. Ma secondo te? De. De, ma boia. De, boia, de. De. De, ma de. De, no, de. Boia, de. De. Boia, de. Ma de. Io dio, de. Boia. Boia, de. De. Qui ci avrebbe fatto comodo la... Senza dubbio. Allora, io avevo tentato per la... come si chiama? Per la... Max Guard... Ma perché? Sì, Max Guard. Max Guard e si taunta anche me. Per la Swordet. Vabbè, è qui. Questa è, cioè, questa è veramente abbastanza imbattibile. Con la erba riusciamo. Con la erba gli schioppiamo lui e non se ne accorge nemmeno. Pararara. Ammetto di aver confidato in un freeze. Scaldburn. Vabbè, qui, amico mio. Anti-team. Non fatto ad hoc. Sì, era V. Abbiamo tauntato una V. Ma perché gli abbiamo fatto taunt. Quindi si è tramutato in una V. Perché mi sciallano di continuo? Pardini meglio di XL. Stavo provando in tutte le maniere e qui stavo quasi per accettare. Vi dico la verità. Ma io ti dirò.
Vorrei mettersi Trick Room. La famosa Trick Room da sfruttare con Zacian, sapete? Pikachu. Presumo che non lo scopriremo. Ciao Ipercadabra, no, ancora no, non l'abbiamo ancora... Salir, stiamo salendo. Allora, qui l'erba ci è servita. Bene, bravo Xigor. Ciao televisione, sì, devo dire di sì. No, King Glory, gli elettro non possono proprio essere parrati. Come i fuoco non possono essere burnati, salvo casi che ora... Comunque è abbastanza easy da giocare questo team, perché porti veramente i soliti 4, salvo... casi veramente strani. Cioè lui ora non può fare Thunderwave, capito? Farà Reflect, ovviamente, o Lysk, insomma. Ora ci faceva comodo la Geyser. Dio solo sa come ha fatto a reggerlo. Ok, Reflect, ma... Allora. E ora siamo nella merda. Ho esultato troppo presto. Quanto cazzo è bulky, raga? Ora lo calcoliamo per curiosità. E vabbè, e qui allora è finita. Altrimenti, insomma, con Playro, Thunder... Ok, ce l'avremmo fatta, eh. Cioè, come diavolo è possibile che abbia retto? Scusatemi, eh. Qui intanto forfettiamo per non far perdere tempo al nostro avversario, giustamente, che non è che può stare alle nostre dipendenze. Come?
Com'è possibile che abbia retto? Sbaglio qualcosa? Zacian Crowned. Behemoth Blade a più uno. Sì, sì, ora mettiamo il ping end e mettiamo anche Reflect, tanto sì. No, non mi torna a fargli 46. Solo con Reflect a più 1. Ah, mi sta contando l'Intimidate. Ah, ecco, vedi, allora togliamo. Vedi? 69-81 che con il ping end dovrebbe fare 103. Cioè, 103-121, quindi... Cioè, fosse stato 2-5-2, era un roll del 20% che venisse giù. Vabbè, questo perché, cioè, perché si fa questa analisi? Non per lamentarci, oh, abbiamo trovato, papà. Bomar, ma figli il culo. Cioè, ti voglio bene, Bomar, ma... .236-36 la regge sempre. Certo, ok, no, nel senso. Per me un lando con quelle caratteristiche è un po' buttato via, ma magari a lui serve così. Ah, mi mette anche il timer, capito? Beh. In teoria Bomar è uno dei nostri iscritti, capito? Secondo me sì, Dizzy. Cioè, in questa gen devi, dopo un Airstream, essere più veloce di Zacian, no? E tu dirai, ma lui lo regge. Lui è Flame Body, ragazzi. Non ve lo volevo dire, ma ve lo dico. Lui è Flame Body. Che può aver senso. Perché se ti tocca Zacian è burn. Però rinunciare alla Tailwind prioritaria, insomma, è una scelta forte. Quindi avrà sicuramente anche Will-O-Wisp. Ma è ovvio. Vedete perché dico, cioè, non ha senso giocare, che voi sapete il team e non so il posso solo...
No, non pensa per sbagliare abilità, ma perché vi dico, anch'io nei giorni precedenti, quando pensavo a Talonflame, infatti mi è ritornato a mente stasera perché ce l'avevo già in testa, avevo pensato anche a Flambody, effettivamente, perché comunque contro in un meta zassianciante non è male, se ci pensate. Comunque qui la chiave di volta l'abbiamo trovata, che era Moltres. Ma perché Boma non mi saluta? Sono rimasto male. Bloom! Lui l'abbiamo trovato all'inizio. Ecco, lui potremmo pizzicarlo di Indidi, probabilmente. No, vabbè, ragazzi. Però io va benissimo tutto. Ma Sash, anche i Sash no. Cioè, va veramente benissimo tutto. Sash Torkoal no. Ma che è, oh? Ah già, non lo posso fare perché c'è ancora il campo psico. Che Cristo. Cioè, con tutto il bene per... e il rispetto di tutti. Se vi state domandando perché Taunt, perché così ora lui non mi può tantare, io posso rimettere la Tailwind. Il problema è che lui ora metterà Torkoal, perché è Sash. Pazzescus. Ma cosa sto a ragionare io? Ha ragione lui. Io non ho ragione. Perché devo pensare alle mosse quando si può... Giusto. Premere l'apparato riproduttivo sulla tastiera. No, ha ragione. Scusa. Allora, Renan Gorn. Lui la Trick Room me la mette. Non lo metti DJ Pardo? Sì, ora lo mettiamo subito. Soon. Raga, domani gara, eh. Punto esclamativo, gara. Potrei anche giocare questo, eh. Non penso. Sì, lo posso flinciare, ma il fatto è che secondo me lui mi parte e Eleki Mimikyu. Però se parto di Pikachu lui mi parte di Indidi, la mette. Si prova al troiaio a metà e vediamo se viene fuori. Perazzone!
Come stai, Angelo? Il nostro Angelone è sotto gli effetti. Dei Covid. Lui la sente, eh. Dai, Perazzone, ti aspettiamo tutti in forma, eh. Che dobbiamo spaccare tutto con il nostro progettone. Questa la senti. Cioè, non mi dire che hai portato tutti più lei. Non hai portato Regge Lechi. Ti mando le titine gruppo mods, certo. Diamogli il timer a questo fenomeno. Io spacco tutto. Buon vecchio Critto Pardiniano. Cioè, io vi dico, non mi sembra neanche male a tratti sto team. Lui era quello che avevamo battuto con Origin nel ping and doppia kill. Raga, come mai avete droppato malissimo? Cioè, da 600 avete mollato, siamo 370. Cosa ho detto? Io reinsisto. C'è Sedonia e Parete. Allora, ok, posto. Mi dimentico sempre che io sono quello di Serie B, scusa. Ed è probabile che mi metta Lando qui lui, eh. Ma va a cagare.
Ha tentato la ipnosi malandrina lui, eh. Ma neanche male, Shin. Il problema è quello. Voi guardate quanto una meccanica è cambiata. Cioè, se Gale Winx avesse mantenuto la priorità anche sotto il 100% di PS, noi qui saremmo potuti entrare di Talon, proteggere Kyogre, Talon, Tailwind e Zampil vinta. Veramente un parolone. E io avrei delle maxate Lechi per dire. Però giusto, se fai Electro va bene. Però se è Life Orb, vabbè, ma io sono Bulkless, crit onestamente inutile. Facciamo l'ultima, bimbi. Poi stacco e mi riposo. G-Sant. Vedo Whimsy, Talonflame. Sì, mi andate bene voi. Sì, l'ho visto, operazione, un fermosa. Coba. Bello, bello sto crit, bella, bella. Vabbè, danneggiamolo. Sì, sì, Santorio, se non fosse stato neffato, Talonflame sarebbe stato indecente. Sono d'accordissimo con te. Se lui è Koba, se Whimsy è Koba, dico che lui è Sash. No, però, ma perché? Nella mia vita, una volta che mi va bene una cosa. Cristi Dio. Ale. Fangulo. Basta, mi sono rotto il cazzo. Signori, ci vediamo domani. Allora, 14. No, l'abitudine. Ci stanno alle 14. Mi sa che ci si vede solo alle 18. Che domani devo lavorare tutto il giorno ai video guida su YouTube. E quindi ci si becca alle 18. Che c'è la gara online. Punto esclamativo, gara. Fammelo anche fa. Belle fatte e mezzo. Secondo me è venuto un bel team di merda. Cioè, ma di merda in senso positivo. Cioè, voglio dire. Ah!
giusto. Clodark, grazie all'abbonamento, ci portò al 2022, perfetto. Grazie mille veramente, Clodark, insomma, stai smostrando, come si suol dire. Ti passo il team dai mods. Pensavi, eh? Pensavi, Mezzavilla! Tanti bacetti, ragazzi. E grazie, perché insomma, l'ultimo periodo sto facendo gli straordinari e voi pure. In termini di supports. Ciao raga, a domani. Beep.